Benvenuti in una nuova puntata dello Spirit Sound Store. Oggi vi presentiamo un prodotto che ha ricevuto un sostanzioso upgrade e si tratta del R8 MK2, ovvero il DAC a metà catalogo di gamma UGD, che prevede già un formato 43 cm, 43x43 piuttosto grosso, e utilizza la tecnica R2R a scaletta di resistenze per quanto riguarda la conversione. Vediamo innanzitutto cosa cambia dal punto di vista funzionale e di dotazioni rispetto alla precedente versione che è stata rilasciata nel 2018. Innanzitutto vi faccio notare sul pannello posteriore è stato utilizzato una diversa componentistica, gli ingressi XLR sono più raffinati, anche i jack sono più curati. Ma veniamo alla parte diciamo più interessante. Questo prodotto è frutto di un lungo percorso di ottimizzazione, di un prodotto che già suonava molto bene. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che in casa Kingua tutta l'elettronica viene realizzata in casa e di conseguenza non si va a ricercare all'esterno il miglioramento, si aspetta il miglioramento, ma è una continua evoluzione del progetto che fa tesoro di quelle che sono le prove di ascolto. Ha messo nel sito un trafiletto abbastanza provocatorio che va a rispondere indirettamente ad alcune situazioni che si sono create nel web ultimamente e fa riferimento, senza menzionarli, ai dati di misura di tre DAC completamente diversi, di cui non si conosce il nome ma si conosce il prezzo. E risulta che praticamente il DAC da 150 euro ha delle misure fantastiche rispetto a quello da 5.000 e quello da 10.000. Questo porta tutto avanti un discorso che seguiamo anche noi oggettivamente, che è il puro ascolto. Va bene la misura, assolutamente, è un termine di confronto in cui dobbiamo sempre lavorare, ma queste sono macchine per suonare. Dopo il lockdown sono venute molte persone, le ringraziamo tutte, è stato un momento di confronto visto che non ci sono più diciamo, le fiere e molti sono arrivati con i loro DAC, le loro cuffie e hanno verificato che quanto menzionato sia nei siti sia nelle esperienze va assolutamente confrontato con l'esperienza reale. Noi ascoltiamo musica con le orecchie. Nessun musicista ha fatto passare, diciamo, i prodotti considerati perfetti alle misure rispetto a un prodotto ben suonante. Ricordatevelo, questo è fondamentale. Ascoltate con le vostre orecchie e percepite il suono per come vi arriva dall'esperienza reale. Non esiste il confronto tra un apparecchio e l'altro. Sì, ok, facciamo un confronto tra l'apparecchio A e l'apparecchio B, ma il riferimento vostro deve essere sempre l'ascolto dal vivo. Un pianoforte, gli armonici, la dinamica di una batteria, quelli sono i riferimenti che vi devono, diciamo, comandare poi i futuri acquisti. Tornando al buon R8, questi studi hanno portato ad alcune modifiche. Innanzitutto è stata differenziata l'alimentazione. Ora abbiamo i due trasformatori di lato che seguono in classe A come prima la sezione analogica con i circuiti ACSS completamente bilanciati, quindi due semionda positiva, semionda negativa, lato destra e due lato sinistra. Quindi niente operazionali, niente diciamo trasformatore di uscita per far diventare bilanciato quello che non è. La parte centrale invece è tutta nuova,
Questo trasformatore segue un nuovo tipo di alimentazione che viene definita servocontrollata. Senza andare troppo in tecnicismi, lui dice che ha una caratteristica di silenzio paragonabile a quella di una batteria e ottimizza il lavoro della sezione interna del DAC. I moduli DA7 sono nella versione MK2, vedete qua una piastra di isolamento, è stato fatto un ulteriore lavoro di isolamento per quanto riguarda la rete elettrica con una partizione ulteriore e il cavo che viene isolato nel passaggio proprio come era avvenuto nella DI20 precedente. Altra caratteristica è la completa implementazione della trasmissione parallela del segnale. Viene praticamente il circuito nel suo complesso segue questo tipo di funzionamento. Mentre molti DAC vanno a inseguire il clock della sorgente cercando di ottimizzarlo e migliorarlo e facendo risultare le misure ottimali, qui viene immagazzinato nella RAM un grosso blocco di dati a cui viene completamente cancellato il clock di provenienza. L'antera, quindi l'FPGA con gli Acousitron, i clock da 90 MHz di ottima qualità, vanno a sostituire completamente quello che era il clock del messaggio iniziale. Metto un accento su questa caratteristica perché con questo tipo di approccio i termini di misura che vengono utilizzati normalmente per misurare jitter e quant'altro non possono più funzionare, non c'è più legame tra il clock d'ingresso e il clock di uscita. I pacchetti dati, oltre ad essere forniti di un nuovo clock, vengono anche riorganizzati in maniera parallela e vengono analizzati nei blocchi R2R in versione parallela, ovvero al posto che fare un bit alla volta 64 cicli, proprio come succedeva nella D20, un solo ciclo tutto il pacchetto di dati. Viene cancellato nella Manero anche qualsiasi clock, cioè lo sforzo progettuale è stato quello di eliminare i clock delle macchine, dei vari chip che erano presenti all'interno dei vari moduli e asservirli completamente su quello che è la progettazione centrale dell'antera. Quindi un grosso sforzo di progettazione che, secondo Kinghua, porta l'MK2 al livello di un MK1 con la D20. Lui dice anche qualcosina meglio. Siamo lì, diciamo che la qualità è ottima. Il suono è estremamente naturale e, novità, si viene introdotto una nuova funzionalità. Vi ricordate, precedentemente nel menu si poteva selezionare un emulatore del Philips, del monobit Philips, che tutti vi ricorderete. In questo caso, invece, è stato pensato un emulatore che possa in qualche maniera ricordare il sound del giradischi dell'analogico. Quindi avrete la possibilità di sperimentare questa funzionalità. Per quanto riguarda l'estetica, la macchina frontalmente non ha subito modifiche di sorta, è stato compattato la sezione ottimizzando gli stampati, però essenzialmente la macchina si presenta esteticamente nella stessa maniera. In un video successivo vi faccio vedere tutti quelli che sono diciamo, i passaggi per settare la macchina, così per chi ci chiama per avere notizie del manuale, vi ricordo che il manuale è sempre presente nelle pagine del sito del produttore. Ma noi vi diamo praticamente una spiegazione video del funzionamento della macchina che vi assicuro è più semplice di quello che sembra e vi aiuterà nell'utilizzare la macchina. Ultima piccola menzione, è stato aggiunto l'ingresso SBU,
rispetto a prima, nell'R8 non c'era, e noto come nel 2021 la presenza della porta esterna per quanto riguarda l'upgrade del software e il pulsantino che non dovete mai schiacciare perché resetta il software della Manero a macchina accesa. È una facilitazione, vi permette successivamente di fare un upgrade della Manero in caso di software custom, senza dover fare il ponticello come veniva fatto nei modelli pre-2020. Quindi una grossa facilitazione. Di conseguenza la macchina può essere aggiornata sia dal punto software per quanto riguarda l'FGPA, sia dal punto di vista USB con la Manero. Bene, come suona? Beh, oggettivamente molto bene. Noi abbiamo fatto alcuni test con la Valkyria, come fonte abbiamo utilizzato ormai l'onnipresente Lumin, la D20, file un po' di tutti i tipi. Abbiamo giocato con loop scaling del Lumin per vedere un po' i vari settaggi, come l'R8 HE che avevamo prima di utilizzo, entro certi limiti le cose funzionano, oltre loop scaling inizia a fare un po' di casini, però onestamente i risultati sono molto buoni. La Valkyria ha denotato sicuramente una ricchezza armonica per quanto riguarda la ricostruzione della struttura dello strumento acustico, che è notevole, e di conseguenza si va sempre di più verso quella che è diciamo, un'analisi dello strumento che prende in considerazione non solo la timbrica, quindi la ricostruzione timbrica dello strumento, ma la complessità di tutti quelli che sono le composizioni dei vari armonici e di quello che succede nel tempo. Ricordavo a un cliente solo l'altro giorno come un buon impianto riesca a scandire temporalmente quello che succede nel momento in cui, per esempio, tocchiamo, suoniamo un pianoforte e ci sono diversi tempi e questi tempi vengono scanditi con dei suoni molto diversi, quindi il rumore del tasto meccanico, il martelletto che tocca la corda che inizia a vibrare e crea il suono iniziale, istantaneo, poi la risonanza della cassa armonica del pianoforte e infine il riverbero della stanza che rientra diciamo, in quello che è il comportamento dello strumento con la stanza. Quindi, come vedete, ci sono una conseguenza temporale di eventi che, se ben scanditi, se ben messi a fuoco, senza code sonore e con massima precisione, vi donano quella che è la sensazione di naturalezza del suono. Quindi questo ormai diventa la dotazione standard dello Spirit Sound Store. Vi aspettiamo per poter farvi ascoltare con le proprie orecchie questo tipo di prodotti. A presto.